hanno risposto in massa gli appassionati e i curiosi dell'avventura cubana al richiamo di Aleida Guevara, pediatra, medico come il padre, quindi il più famoso Ernesto Che Guevara. L'iniziativa, che si è aperta con una rassegna di musica cubana, è stata promossa dall'assessorato alle politiche giovanili di Bastia Umbra presso il cinema Esperia, richiamando pubblico da tutto il comprensorio. Vogliamo dialogare con paesi lontani, siamo in un comune che ha costruito scuole in Burkina Faso e Tanzania, sottolinea l'assessore Luigino Ciotti. Abbiamo mandato gruppi di giovani a Berlino e in Lapponia perché vogliamo aprirci alla conoscenza. Una conoscenza, quella sviluppata lontano dall'Italia, che potrebbe suscitare qualche dubbio anche su aspetti usuali della nostra organizzazione sociale. Non a caso abbiamo chiesto ad Aleida Guevara come è possibile che Cuba, impoverita da 35 anni di embargo, abbia uno dei sistemi sanitari migliori del continente americano. Ecco la sua risposta. Con molto lavoro preventivo sobre la enfermedad. Con molto lavoro preventivo nei confronti della malattia. Il medico cubano non fa commercio della medicina. Io non ho bisogno di malati per vivere, perché non sono pagata dai pazienti, mi paga lo Stato. Io ho più necessità di persone sane, che sono più importanti per il mio popolo e per la nostra rivoluzione. La mia medicina è prevenire che le persone non si ammalino. Era il nostro ultimo servizio per questa edizione. Io vi lascio in compagnia delle previsioni meteo e vi auguro di trascorrere un buon pomeriggio.